Vi mostro i prodotti che ho terminato negli ultimi 3 mesi, quindi novembre, dicembre e gennaio. Sono veramente moltissimi. Non so se i prossimi 3 mesi ne terminerò così tanti. Allora, ho terminato 3 mascara in questi 3 mesi, poi ne ho terminati tanti altri nei mesi precedenti, li ho messi in un sacchetto, poi farò un video proprio dedicato. Allora, ho terminato il top coat di Kiko, quello che dà volume, ne ho già un altro e questo è un prodotto che mi è piaciuto molto. Anche se ora sto prediligendo di più quello verde, quello che dà più lunghezza, però sono prodotti veramente ottimi. Poi se li trovate in offerta ancora di più. Poi, sempre di Kiko, sono tutte e 3 i mascara di Kiko che ho terminato. Questo è il mascara nero trattamento allungante ciglia. Devo dire che mi è piaciuto. È fatto in questo modo, mi è piaciuto soprattutto proprio come mascara. Poi allungante, comunque. È un mascara che non mi è assolutamente dispiaciuto. E infatti questo mi sembra di averne già un altro. Poi, questo è il terzo mascara Kiko che ho terminato ed è l'Unforgettable, non waterproof perché l'ho anche waterproof. E questo mi è piaciuto abbastanza, abbastanza, ma non tanto forse da ricomprarlo. Poi, andiamo avanti, prodotti viso terminati. Allora, struccante occhi di Essence, questo eye makeup remover. Questo costa veramente poco, è un prodotto low cost. Insomma, sì, mi è piaciuto, fa abbastanza il suo dovere, ma c'è di meglio sicuramente in commercio. Poi ho terminato le mie 2 acque alla rosa. Come sapete, proprio le utilizzo a dozzine. È un'acqua di rose di Corinne de Farm, ve ne ho parlato, ho fatto anche il video, vi linko tutto nell'info box. Corinne de Farm è una marca francese, la trovate in alcune OVS, ma non in tutte, senza parabeni, senza coloranti, 99% di origine naturale, costa circa 6 euro, circa 5-6 euro, 7 euro. Comunque ne ho terminate ben due. E ne ho appunto altre 2 già pronte. Questa è la famosissima acqua distillata alle rose, però niente a che vedere con quest'acqua alle rose, perché questa contiene tante schifezze, però insomma l'ho terminata, ma non la riacquisterò perché ormai ho scoperto questa. Ne ho scoperta anche un'altra di cui vi parlerò. Struccante sempre della Corinne de Farm, un gel struccante occhi veramente delicatissimo, quindi per chi ha problemi che ha appunto occhi super delicati, questo prodotto è veramente eccellente, quindi si presenta proprio come gel. Io l'ho utilizzato anche per struccare il viso perché per gli occhi magari preferisco qualcosa di un po' più forte, tipo appunto lo struccante bifasico, ed è anche waterproof comunque. E anche questo è il 99% di origine naturale, senza parabeni, senza coloranti. Questo lo trovate anche direttamente sul sito Corinne de Farm, che è un sito francese, spedisce anche in Italia. È la Neve Cosmetics, è la crema sublime ed è la crema idratante protettiva per le pelli delicate e sensibili. Contiene estratto di calendula e olio di jojoba. Beh, questa è stata una delle mie creme, è una delle mie creme preferite, rientra nella mia top 10 delle creme preferite per il viso. Poi ho terminato anche questa, di cui come vedete ho perso il tappo, anzi l'ho proprio rotto, l'ho disintegrato, ed è la crema viso dell'Equilibra all'aloe appunto, ed è una buona crema, c'è cioè il 40% di aloe vera ed è appunto una crema valida. Una crema fantastica è questa di Gerards, da qualche parte c'è scritto. Ho tutte le magne appiccicose, deve esserci, forse era il bagnoschiuma che avevo terminato. Comunque è la Caviar Cream di Gerards, è una crema fantastica, appartiene alla Luxury Line ed è appunto di Gerards. È stata una crema che ho amato veramente molto. E all'interno praticamente si possono riacquistare questi e si reinseriscono, quindi lo terrò sicuramente questo perché se mi dovesse capitare, questi prodotti li vendono principalmente nei centri benessere, nelle spa. Comunque vi lascio il link e questa è veramente una crema validissima. Un'altra crema che ho amato
alla follia è questa, la New Age del dottor Asteriti. Non è una crema famosa, ma spero che lo diventi. Ed è un'emulsione, esattamente. Conteneva acido ialuronico, sale del Mar Morto, vitamina A ed E, senza parabeni. Vi faccio leggere. Senza coloranti ed è veramente fantastica. Vi lascio il link perché veramente merita. Aveva il suo dosatore 50 ml, veramente un prodotto eccellente. Ho terminato, ma ho già quella nuova ed è questa, la 2 in 1 antirughe della Corinne Farm. Questa è in assoluto appunto la mia crema preferita del periodo. Sono 50 ml, contiene burro di karité, questo è ideale per le pelli secche, le pelli comunque che in questa stagione richiedono maggiore idratazione, ha il suo dosatore ed è appunto anche questa 96% di origine naturale, senza parabeni, senza coloranti, non ha un incipit completamente verde come qualcuno mi ha fatto notare, c'ha qualcosina che magari può anche non essere verde. Casca tutto, voi non ci fate caso e dovrebbe essere qua l'inci. Ok, fate un fermo immagine e curiosate. Comunque è ottimo, anche essendo appunto un 2 in 1 per il contorno occhio. All'inizio ero un po' scettica, l'ho già detto diverse volte. Invece poi dopo circa un anno, perché questa è la terza o la quarta confezione, lo trovate da OVS oppure sul sito appunto Corinne Farm, che è un sito francese, ma spedisce in Italia. Costano un pochino le spese di spedizione, ho fatto il video, ve lo linko. Crema superlativa. Crema terminata è questa della Murad, anche questa è un'ottima crema per l'estate soprattutto ed è la Perfecting Day Cream con SPF 30. È una crema leggera che non unge la pelle e mi sono trovata benissimo. Anche questa ve la consiglio, super pratica nel tubetto e anche molto molto idratante, proprio ideale per l'estate, ma io l'ho usata poi appunto anche in autunno. Che dire, di questo vi ho già parlato, sapete già cosa ne penso. Planters Aloe Vera Bio, crema viso, anche questa l'ho amata. Questa costa 25 euro. Questo pratico tubetto, però, li vale, 25 euro li vale. Non appiccica assolutamente, cioè non rende la pelle appiccicosa come alcune mi hanno scritto, mi hanno chiesto. È dedicata più per le pelli normali secche, mi è piaciuta tantissimo, più che questa, cioè sono due cose un po' diverse. Questa è valida, ovviamente più economica, la trovate nella grande distribuzione e questa invece è decisamente migliore, anche perché è bio ed è quindi certificata con ottimi ingredienti. Una maschera, vi volevo parlare di queste maschere monouso, ma non sono monouso perché io le ho usate più di una volta, due, infatti sono ancora imbevute, la sento ancora. Non so se si vede, comunque è ancora umida e sono quelle maschere appunto mostruose, che rendono appunto mostruose, ma che sono veramente valide. Questa è della Fria, io ne ho ancora alcune. Una maschera idratante nutriente con acido ialuronico e vitamina E, molto valida. E devo dire che poi una volta. Ripeto, io non l'ho più utilizzata, ma almeno due volte l'ho utilizzata e sento ancora che c'è del prodotto. E poi una volta che voi togliete la maschera, lo massaggiate bene, lo lasciate asciugare bene, penetrare. Buone, sì. E si lasciano in posa 10 minuti. Struccante Dermolab, questo è il balsamo struccante High Performance con acido ialuronico. In tutti i prodotti che ho c'è l'acido, chissà come mai, un caso strano. Ed è veramente, ci ho messo un po' a terminarlo, devo dire, però l'ho terminato, ottimo. La Dermolab è la stessa marca, la stessa del brand Deborah Group, quindi Deborah Milano. E questo è la versione economica del Take the Day Off di Clinique, quello proprio nel vasetto. E comunque è valido, costa circa 10 euro. Salviette struccanti, queste sono le mie preferite, sono della Equilibra all'aloe, queste ne finisco veramente tante e di solito compro spesso proprio queste, spesso magari sono anche in offerta da acquasapone. 25 salviette delicate struccanti viso e occhi con 20% di aloe vera, sono senza alcol, estremamente estremamente delicate. Ho comprato anche queste, sì, insomma, non sono male, però decisamente preferisco le altre. Sono di Nivea, la Pure and Natural, salviettine struccanti viso per tutti i tipi di pelle.
95% di ingredienti di origine naturale, sono biodegradabili con bio-olio di argan e bio-aloe vera, vabbè, insomma, non sono male. Queste sono tra le mie favorite. È un po' però che non le acquisto. Queste sono le salviettine di Mariano, della linea Only You, che è appunto la linea di Mariano, e sono all'aloe vera. Non sono bio, non sono certificate, no? Però mi sono piaciute. Sono belle grandi, imbevute. Infatti, vedete, è anche abbastanza grande la confezione. E appunto le trovate da Mariano. E mi sono piaciuti molto questi dischetti di cotone. Maxi dischetti levatrucco di acqua e sapone, mi sono piaciuti molto e quindi li metto, sono belli, sono 100% cotone e c'è il lato struccante e il lato tonificante, mi sono piaciuti. Poi vi parlerò di altri dischetti di cotone che sto utilizzando che sono strepitosi. Poi cosa manca? Manca un contorno occhi che è questo di Isere, questo lo trovate da Lidl e è super economico, quindi super low cost ed è una crema contorno occhi con complesso idratante e devo dire che mi è piaciuto, quindi un prodotto low cost che io ho ritenuto valido. Ho terminato questo siero Uvage di Bottega Verde. Siero per la sera, ricompattante antirughe, sono 30 ml, carina anche la confezione, devo dire che mi è piaciuto, antirughe ricompattante no, idratante abbastanza sì, anche se l'inci è pessimo. Ho terminato questo acido ialuronico della Dea Cosmetici, non è magari molto conosciuta e comunque mi è piaciuto moltissimo, nonostante l'inci non sia verde, perché contiene sia acido ialuronico ma anche i parabeni. Comunque l'ho terminato, mi è piaciuto e ovviamente però non lo ricomprerò perché in commercio ci sono tanti acidi ialuronici, quindi o gelo, se con inci verde o comunque con inci sicuramente migliore di questo. Ultimo prodotto viso terminato nei 3 mesi passati è questo siero dell'Occitane di cui vi avevo già parlato ed è un siero al burro di karité, super nutriente, super idratante, emolliente, fantastico. Come vedete ne è rimasto un po', ma non sono riuscita proprio a terminarlo del tutto. Comunque, questo l'avevo preso appunto all'outlet di Serravalle perché c'è lo store L'Occitane che è bellissimo, quindi vi consiglio se avete possibilità di andare e, ed è veramente un ottimo, è stato un ottimo siero, ideale proprio per le pelli secche e per le pelli anche normali, magari in questa stagione. Questa è la prima parte, la taglio perché è troppo lunga, non mi piace. Vi ho fatto vedere quindi tutti i prodotti viso terminati nei 3 mesi precedenti e ora farò la seconda parte. Ciao!